Né la politica né il giornalismo riescono a fare le domande dovute né a Roberto Formigoni né a Letizia Moratti e neppure alla Lega Nord, che nonostante una sistematica predicazione antimeridionale non ha avuto, diciamo, non è stata molto schizzinosa nei confronti di quei meridionali che fanno riferimento alle 'ndrine. Questo federalismo nasce dalla predicazione antimeridionale ed è costruito su uno stereotipo malevolo, che il nord laborioso e sano ha sulle proprie spalle il sud parassitario mafioso. E con questo stereotipo la Lombardia ha fatto per esempio a meno di confrontarsi col fatto che era ed è la regione più mafiosa d'Italia. Non risponde il governatore della Puglia a una domanda sulla sanità nella sua regione, ma si lancia in una critica sulla sanità lombarda. Non abbiamo avuto la fortuna di vedere nei telegiornali nazionali il volto di Roberto Formigoni o di Letizia Moratti associati alle vicende di cronaca giudiziaria che raccontano quale sia il livello di pervasività dell'organizzazione 'ndranghetista che controlla le ASL, che ha i propri boss che circolano negli ospedali, che organizzano le riunioni negli ospedali, che ha un circuito di appalti che ruota attorno a tutte le pubbliche amministrazioni di questa regione. Vendola si riferisce all'arresto la scorsa settimana di 33 affiliati dell''ndrangheta a Milano. È un miserabile, lo sapevamo, lo conferma, fra l'altro ripete pari pari le stesse parole che ha detto 20 giorni fa, quindi probabilmente è sotto l'effetto, come dire, di qualche sostanza. Formigoni rincara la dose, chiede a Vendola perché anche lui non è in galera dopo il caso dell'assessore alla sanità pugliese Alberto Tedesco, indagato con l'accusa di concussione turbativa d'asta sugli appalti. La palla ritorna così a Piazza Affari e il primo pomeriggio, in una pausa del convegno, Vendola ribatte. Direi che non si è arrabbiato, diciamo, letteralmente perso le staffe. Se cerca qualcuno dedito all'uso di sostanze stupefacenti non si deve rivolgere a me, può guardarsi attorno. Quando hanno iniziato ad indagare qualcuno nella mia giunta, ho cacciato tutti, ho azzerato la giunta. Su di me hanno indagato per 3 anni i magistrati, non trovando neanche una parolaccia nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. Per quello non sono in galera. Risponde alle 5 di pomeriggio un Formigoni particolarmente nervoso. Le parole di Vendola sono state parole gravissime, false e infondate. Questa è l'essenza del problema. Vendola deve sapere che la Lombardia è vittima di un attacco di mafia e di 'ndrangheta che non è nato da noi, ma è stato importato da altre parti d'Italia. Signor Vendola, che è alla ricerca di una visibilità nazionale che gli sta un po' sfuggendo di mano, cerca i motivi per andare sulle prime pagine dei giornali in tutti i modi. Procuratore, avete capito bene? Sì, certo. No, ma vorremmo cambiare argomento col procuratore Pignatore, però l'altro giorno su il Corriere ha detto: Lombardia, svegliatevi, insomma, non è un fenomeno nuovo questo. Ma io devo ricordare che ci sono dei poteri che sono esattamente in capo alla magistratura e solo in capo alla magistratura, altri poteri sono in capo alle forze dell'ordine e solo alle forze dell'ordine. Le istituzioni, soprattutto le istituzioni regionali e locali, non hanno questi poteri di investigazione. Anche lei la vedo molto nervosa, ma mi lascia finire di rispondere o no? Caspita. Se vuole le spiego, se no fa lei un bel editoriale alla sua emittente, stia calma.